candidato le presentazioni non sarebbero necessarie, ma per parità con gli altri candidati si presenti. Io sono Alberto Stefano Giovannetti, sono l'attuale sindaco del comune di Pietrasanta e quindi mi ripresento il 14 e 15 maggio per continuare a amministrare questa bellissima città di Pietrasanta. Siamo una coalizione di tre liste, c'è la Lega, c'è Forza Italia, Pietrasanta prima di tutto e c'è la lista ancora Pietrasanta. Abbiamo 16 candidati per ogni lista e vogliamo continuare ad amministrare perché vogliamo completare il lavoro che abbiamo iniziato dal 2018. Sono stati 5 anni molto impegnativi. Abbiamo fatto tante opere sul territorio che riguardano la sicurezza stradale, la sicurezza personale, abbiamo asfaltato un'infinità di strade, più di 11.000 metri quadri di strade, di asfaltature nuove, strade che non venivano toccate da anni e anni, abbiamo rifatto segnaletiche, rotonde, la rotonda via Avis, via Marconi, la rotonda a fondo alla cosiddetta Madonnina, la rotonda in cima alla salita via Santini, incrocio con via Oberda e via Nazario Sauro. Abbiamo fatto anche in fase di realizzazione la rotonda a Ponte Nuovo, località Pollina, anche quello in incrocio che purtroppo dove ci sono stati anche dei morti. E poi abbiamo in programma, progetto di realizzare la rotonda in via Tremaiola, via Aurelia e la rotonda con il comune di Camaiore tra via Astoria e via Aurelia, dove c'è l'incrocio semaforico che porta anche all'ospedale. E quindi cercare di migliorare la sicurezza stradale è una cosa fondamentale. Abbiamo migliorato la segnaletica orizzontale e verticale in tutto il territorio, in tutte le frazioni. E la sicurezza, anche questa, è stata migliorata in questi anni. Oggi siamo a 110 telecamere, di cui alla fine dell'anno abbiamo un progetto di aumentare le telecamere di altre 70 unità. Abbiamo fatto questo progetto importante che riguarda l'illuminazione, che andremo a cambiare 9.000 rotti numero di plafoniere, quindi tutto il sistema illuminante pubblico sarà cambiato e sostituito, con illuminazioni più moderne, che faranno anche risparmiare, quindi illuminazioni anche più a LED che consentirà di migliorare la sicurezza. E quindi ecco, tutte cose che alla fine hanno portato sicuramente migliorato il territorio. Abbiamo in questi anni speso nella manutenzione cigli stradali, potature, abbiamo fatto credo oltre 2.000 piantumazioni, quindi ecco, investimenti importanti anche nel campo del verde. Abbiamo ricostruito il viale acqua, abbiamo eliminato quelle piante pericolose e ne abbiamo messe di nuove, rifaremo tutta l'alberatura di via Unità d'Italia dall'uscita del Versiglia fino all'incrocio con l'Aurelia, rifaremo un bel parco verde sul viale Apua, la cosiddetta Pioppeta, quindi per i Pietrasantini era la Pioppeta, quindi realizzeremo lì un parco verde veramente bello e accogliente. E quindi sono tante le cose che andiamo a fare sul territorio e che abbiamo fatto sul territorio. Abbiamo investito in questi anni quasi 10 milioni di euro per quanto riguarda il sociale, quindi essere riusciti a stare vicini a quelle famiglie, persone in difficoltà, l'abbiamo fatto anche durante il Covid con aiuti sugli affitti, sulle bollette dell'energia, l'abbiamo fatto con i pacchi spesa, l'abbiamo fatto con i buoni pasto, cioè l'abbiamo fatto in tantissimi modi, che ha portato a casa dei risultati importanti per quanto riguarda i piani urbanistici. Oggi abbiamo un piano strutturale e piano operativo che tutelano in maniera importante il territorio, lo proteggono per quanto riguarda delle aree importanti che sono il Lago di Porta, la Versigliana, la Varenna, l'area Benelli, i sistemi fluviali, il sistema della pianura agricola e anche il sistema della collina. Quindi diamo la possibilità di fare interventi sull'esistente. Candidato, ha detto tutto lei, io le chiedo soltanto una cosa, dica ai suoi elettori se volete continuare con me, votatemi. È chiaro che noi qua abbiamo dimostrato di saper fare ad amministrare, quindi con i fatti, a parte chi parla e faremo, non faremo, non lo so, noi abbiamo dimostrato di saper amministrare, gli altri devono ancora dimostrarlo, quindi noi ci presentiamo con una patente, un'abilitazione per poter continuare a amministrare i prossimi 5 anni. In bocca al lupo.